Fanno ingresso in aula la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il dottor Antonino Di Matteo. Prende la parola il presidente. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Capitolina, onorevole Marcello De Vito. Buongiorno, benvenuti a tutti. Benvenuto dottor Di Matteo, è un onore averla qui quale Presidente di quest'Aula che qualche mese fa ha votato all'unanimità la mozione con cui è stata fatta la scelta di conferire la cittadinanza onoraria di questa città, cosa di cui siamo onorati. Il dottor Di Matteo nasce nel 1961, 30 anni dopo entra in magistratura, nel 1999 diviene pubblico ministero presso la direzione distrettuale antimafia di Palermo e si occupa nella sua carriera di casi che rappresentano ancora 25 anni dopo una ferita aperta per la nostra nazione, degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si occupa ancora degli omicidi Chinnici e Saetta, ottenendo per quest'ultimo il primo ergastolo nei confronti di Totò Riina, e si occupa soprattutto di quella che è un'ombra nella storia della nostra Repubblica, vale a dire della trattativa Stato-mafia, e pagando anche personalmente, subendo anche un procedimento disciplinare, fortunatamente conclusosi ad aprile del 2014, ma soprattutto vivendo da anni per il suo lavoro, per la sua attività, per il suo impegno a tutela della legalità e della giustizia sotto scorta. E questo deve farci riflettere tutti, che deve farci comprendere come le persone come lei, che rappresentano un baluardo, siano costrette a vivere. Le persone che rappresentano, appunto, dicevo, un baluardo a tutela della legalità e della giustizia. Quindi lei è un esempio per tutti e per questo questa città, questa assemblea che rappresento, i rappresentanti dei cittadini a settembre scorso, unanimemente, una volta tanto, hanno fatto la scelta di conferirle la cittadinanza onoraria. E quest'oggi siamo veramente lieti, felici ed onorati di consegnarle. Prende la parola la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È per me un onore oggi essere qui, prima da cittadina romana che da sindaco. Sono onorata perché a breve potrò annoverare fra i nostri concittadini anche il dottor Antonino Di Matteo. E spero vivamente che possa sentire Roma come casa sua, accogliente e fraterna. Forse il dottor Di Matteo non lo sa, ma lui era cittadino di Roma ben prima di oggi. Lo era nei nostri cuori, quando ha affrontato con determinazione e tenacia e ostinazione la lotta alla mafia, perché il valore della legalità è un valore universale. In questa sua azione il dottor Di Matteo si è spinto in fondo agli aspetti più inquietanti. Ha aperto tutte quelle segrete che a lungo sono rimaste chiuse perché a molti andava bene così e perché i cittadini non dovevano sapere. Bersagliato da più parti, anche dalle stesse istituzioni che è chiamato a difendere, non ha mai arretrato di un passo.
e ha continuato dritto per la sua strada, convinto che c'è un valore, che è quello della giustizia, che non può essere subordinato a nulla, neanche alle cosiddette ragioni di Stato. Antonino Di Matteo è un cittadino romano perché non ha mai rinunciato alla coerenza, non ha mai tradito gli insegnamenti che gli derivano dai suoi illustri colleghi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ad Antonino Di Matteo oggi diamo il benvenuto nella sua nuova città, una città che sta uscendo da un periodo oscuro, in cui malavita, imprenditoria e politica hanno banchettato a lungo, lasciandola deprivata al collasso in tutti i servizi che la città deve offrire ai cittadini. Come certamente saprà, non parliamo di episodi di comune cronaca che tanti politici vorrebbero derubricare al così fan tutti. Si tratta di una orrenda storia che i romani hanno provato sulla loro pelle e che oggi una sentenza di un tribunale ha accertato come reale. In tanti, troppi, nella politica si schermano dietro al mancato riconoscimento dell'associazione mafiosa, dietro quell'organizzazione trasversale che ha spolpato la città. Un atteggiamento che francamente ci spaventa molto. E mi piace qui, in questa occasione, ricordare le parole di altri due grandi uomini. Paolo Borsellino diceva: «L'impegno contro la mafia non può concedersi pausa alcuna. Il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza». E Falcone: «Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare». Ecco, oggi più che mai ritengo che dovremmo fare nostre queste parole. E oggi, da oggi, abbiamo un cittadino in più che quelle parole le testimonia ogni giorno mettendole in pratica. E per questo merita di essere un cittadino di Roma. Ha inizio la cerimonia di consegna dei simboli della cittadinanza onoraria di Roma al dottor Antonino Di Matteo. Si invitano la sindaca e il dottor Di Matteo a portarsi al centro dell'emiciclo. Si dà lettura della motivazione. Magistrato dal 1991, pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo dal 1999. Si è occupato di molti casi riguardanti i rapporti tra mafia, politica e istituzioni, indagando, tra l'altro, sulle stragi in cui sono stati uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro scorte, e sugli omicidi di Rocco Chinnici e Antonino Saetta. In considerazione dell'abnegazione, della professionalità, della dedizione e dell'esempio di una vita costantemente spesa nella lotta alla criminalità organizzata, in difesa dei fondamentali diritti umani, valori tramite i quali è divenuto uomo simbolo nell'affermazione della giustizia e della legalità, suscitando nel Paese un vasto movimento di consapevolezza civile contro la mafia. Quale attestazione di concreta e tangibile vicinanza e solidarietà e per testimoniare l'impegno dell'amministrazione sui temi della legalità e della convivenza civile, nella consapevolezza che Roma Capitale, nel concedere la cittadinanza onoraria, intende rendere testimonianza ai cittadini che si siano particolarmente distinti per
per il loro impegno morale, civile e a servizio dei valori e dei principi della Carta Costituzionale. La sindaca. Virginia Raggi consegna la pergamena della cittadinanza onoraria al dottor Antonino Di Matteo. Roma oggi ti annovera tra i suoi più nobili figli. La sindaca Virginia Raggi consegna al dottor Antonino Di Matteo la riproduzione in bronzo della lupa di Roma, simbolo della cittadinanza onoraria. Prende la parola il dottor Antonino Di Matteo. Sono felice, emozionato e sinceramente onorato di ricevere la cittadinanza onoraria di Roma, la capitale del mio paese. Vivo questo momento con una grande, bella emozione. Per questo sento innanzitutto il bisogno di ringraziare tutti voi, il sindaco, la giunta, tutti i componenti del Consiglio Comunale. Sento il bisogno di ringraziare le autorità che sono oggi presenti, il procuratore nazionale antimafia, i parlamentari che sono presenti e gli esponenti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, DIA, che quotidianamente con grande difficoltà e coraggio, con passione per la giustizia e la verità, impegnano la loro persona, prima ancora del loro lavoro, nel contrasto alla criminalità di ogni tipo. Insieme a tutti loro voglio esprimere gratitudine ai tanti cittadini che qui a Roma, come in tante altre parti d'Italia, hanno promosso iniziative come quella di oggi. In un paese che sembra sempre più in preda alla rassegnazione, che sta perdendo la memoria e la capacità di indignazione, esistono ancora tante persone che con entusiasmante passione civile dimostrano di avere a cuore la verità, la giustizia, la lotta alla mafia e alla diffusione e supina accettazione di metodi mafiosi a tutti i livelli e perfino talvolta nell'esercizio di poteri politico-istituzionali. Oggi viene conferito alla mia persona un riconoscimento importante. Non mi sento però il destinatario esclusivo di un gesto simbolico così significativo. Lo interpreto come l'abbraccio ideale a tutti coloro che, dentro e fuori le istituzioni,
ogni giorno si impegnano con sacrificio personale e consapevole assunzione di rischio nella lotta alla criminalità organizzata. Per quanto mi riguarda più personalmente, questa giornata assume un valore particolare, quello di ulteriore stimolo a continuare nel mio impegno con entusiasmo sempre crescente, nonostante tutto. L'abbraccio di questa collettività contribuisce a scolpire nella mia coscienza una consapevolezza che ritengo fondamentale per ogni magistrato. L'essenza più autentica e nobile del delicato ruolo che rivestiamo non è certo l'esercizio di un potere, ma la resa di un servizio alla collettività e in particolare nell'ottica della effettiva applicazione dei principi costituzionali ai più deboli, ai più poveri, agli onesti, all'esercito silenzioso dei senza potere. Una collettività che attende e pretende da chi gestisce il potere politico trasparenza, correttezza, competenza, assunzione di responsabilità. Una collettività che dalla magistratura nel suo insieme e da ogni singolo magistrato attende e pretende reale indipendenza di azione, autonomia da ogni altro potere, coraggio nella ricerca della verità, assunzione di un impegno che illumini come un faro ogni iniziativa del magistrato, l'impegno di orientare ogni decisione non solo al formale rispetto della norma, ma ancor prima all'applicazione sostanziale del principio dell'eguaglianza di tutti innanzi alla legge. Spero che questo momento, per me così importante, diventi per tutti occasione di approfondita riflessione sulla questione mafiosa. Una questione criminale sempre più complessa che rappresenta da troppo tempo e fino ad oggi un grave e a mio avviso sottovalutato pericolo per la tenuta del nostro sistema democratico. Un fattore di inaccettabile compromissione di libertà fondamentali dell'individuo e di elementari regole democratiche. Vorrei che la manifestazione di oggi sfociasse in un momento di onesta riflessione su quale sia, al di là delle parole e dei facili proclami, la risposta della politica alla penetrazione sempre più evidente della criminalità organizzata nel tessuto economico-finanziario di più alto livello e alla diffusione di metodi mafiosi nell'esercizio del potere. Mi occupo da oltre 25 anni di indagini e processi di mafia. Ho sedimentato nel tempo una certezza, confortata dall'esperienza di numerose vicende processuali, anche consacrate in sentenze definitive. È nel DNA delle mafie italiane e di Cosa Nostra in particolare la ricerca esasperata, metodica, abilmente organizzata del rapporto con il potere politico, con quello istituzionale, con quello economico-imprenditoriale e perfino con quello ecclesiastico-religioso. Loro, i mafiosi, sono perfettamente consapevoli di quanto su quel versante dei rapporti esterni si continui a giocare la partita decisiva per le sorti di organizzazioni criminali che senza quei rapporti sarebbero state e sarebbero facilmente debellabili con un'azione di ordinaria repressione criminale. Ancora oggi, invece, lo Stato, le istituzioni politiche nel loro complesso non hanno dimostrato di voler definitivamente adoperarsi per recidere quei rapporti e per evitare che il pericolo si perpetui all'infinito. Per questo, pur avendo vinto molte importanti battaglie, non riusciamo a vincere la guerra e ad intravedere il momento nel quale il fenomeno mafioso potrà dirsi finalmente debellato. Continua ad esistere una evidente e a mio avviso del tutto ingiustificata divaricazione tra l'efficacia e la giusta severità nella repressione dell'ala militare delle organizzazioni e la sostanziale manifesta inadeguatezza degli strumenti legislativi a nostra disposizione per individuare e colpire i rapporti esterni che le organizzazioni mafiose coltivano anche con insospettabili colletti bianchi. Non si è compreso che oggi il sistema criminale con il quale ci dobbiamo confrontare è un sistema criminale integrato, nel quale vengono alternativamente o contestualmente e cumulativamente utilizzati metodi mafiosi e prassi corruttive, nel quale sempre più spesso imprenditori e mafiosi stringono patti in uno sforzo sinergico per realizzare grandi affari. Non si vuole capire che sono proprio condotte che integrano gli estremi di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione a costituire la chiave utilizzata dalle organizzazioni criminali per penetrare la politica, le pubbliche amministrazioni,
per garantirsi un ruolo di percettori di finanziamenti pubblici ed in questo modo per ripulire e riciclare il loro denaro. È sufficiente conoscere e riflettere sulle statistiche ministeriali relative alla esiguità, quasi alla irrilevanza del numero dei detenuti per tipologie di reato connesse al fenomeno corruttivo, inteso in un'ampia accezione, per poter formulare una conclusione molto amara. Ad oggi, in Italia, il quadro normativo in vigore garantisce ai corrotti, ai collusi, a chi gestisce la cosa pubblica perseguendo interessi di tipo personale, familiare, lobbistico, purtroppo una sostanziale impunità. Troppe volte, anche a fronte di concreti e gravi elementi di prova nei loro confronti, questi soggetti, i facinorosi delle classi più ricche, escono indenni dalle inchieste e dai processi grazie a un sistema normativo sulla prescrizione del reato che privilegia e premia la capacità di sottrarsi al giudizio con manovre dilatorie della decisione. Così si vanificano gli sforzi di magistrati ed investigatori, le aspettative delle persone offese e di tutti i cittadini onesti. Così, attraverso la diffusione della consapevolezza della impunità, si moltiplica esponenzialmente il rischio della diffusione del fenomeno e quello, ancora più grave, di una sua strisciante, implicita e generalizzata accettazione. Sono fermamente convinto della necessità di un salto di qualità nell'azione antimafia che prenda le mosse dalla constatazione di un fatto che ritengo incontestabile. Per troppo tempo la grave questione dei rapporti tra la mafia e la politica è stata considerata di esclusivo interesse del giudice penale ed all'esito del giudizio penale è stata impropriamente devoluta ogni valutazione e decisione. Questa odiosa prassi, consolidatasi nel tempo, ha costituito per molti un comodo, falso alibi per non intervenire. Per non sanzionare con doverosi meccanismi di responsabilità politica accertati comportamenti di esponenti della politica e delle istituzioni che, anche quando non sono stati ritenuti sufficienti ad integrare un reato, hanno comunque fatto emergere profili di disponibilità e consapevole accettazione del dialogo con esponenti mafiosi, certamente incompatibili con l'obbligo costituzionale di esercitare con onore un ruolo pubblico. Dobbiamo uscire dal perverso meccanismo di delegare esclusivamente alla magistratura la lotta alla mafia. Da cittadino continuo a sognare una politica che, nel solco lasciato tra gli altri da Piersanti Mattarella e Pio La Torre, si riappropri di un ruolo di prima linea nella lotta alla mafia. Si riappropri di quella necessaria capacità di analisi e denuncia pubblica che in certe fasi storiche, ormai lontane, caratterizzò l'attività politica di chi denunciava i nomi, le collusioni, gli affari dei potenti collusi con le mafie, prima ancora che quei nomi, quei fatti, quelle prove diventassero oggetto di inchieste giudiziarie. Resto convinto che a livello ancora più generale non si possa più prescindere dal recupero e dalla valorizzazione di profili di responsabilità diversi e non necessariamente coincidenti con la responsabilità penale. Responsabilità di tipo politico, disciplinare, deontologico, professionale, che oggi nel nostro Paese sono sempre più irrilevanti. Non solo in assenza di una condanna penale, ma addirittura in molti casi anche in presenza di fatti accertati con sentenza passata in giudicato. Nei giorni di anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in tanti hanno giustamente e doverosamente ricordato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, i valorosi poliziotti delle loro scorte. Alla loro memoria, all'ammirazione che si deve a uomini che hanno sacrificato la loro vita al perseguimento di un ideale di giustizia, va il mio pensiero. La commemorazione però non può e non deve trasformarsi in sterile esercizio retorico. Non possiamo limitarci al ricordo emozionato dei morti. Per affrontare il presente e pensare al futuro non dobbiamo dimenticare il passato, di stragi, di delitti eccellenti, di depistaggi, di contesti di isolamento e delegittimazione organizzata che colpirono Falcone, Borsellino e prima ancora Chinnici, Dalla Chiesa, Cassarà, Saetta e decine di altri veri servitori della collettività prima ancora del piombo o del tritolo mafioso. Questo Paese, se ha la dignità di sapere fare memoria, non può definitivamente archiviare quelle vicende come episodi di un passato ormai tanto lontano da risultare di esclusivo interesse storico. Chi conosce ed analizza con coraggio ed onestà concettuale
gli atti delle inchieste e dei processi, sa che anche per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, come per quelle del 1993, qui a Roma, Firenze e Milano, emergono concreti indizi e profili di responsabilità ulteriori rispetto a quelli dei mafiosi già condannati. L'analisi si può estendere a molti altri anelli di una strategia stragistica e terroristica frutto di interessi convergenti, non solo di tipo mafioso. Emerge forte, per questi fatti che tanto hanno condizionato la storia d'Italia, la necessità di ulteriori approfondimenti, non solo storici, ma prima ancora nelle sedi giudiziarie e politiche. Ed invece questo sforzo doveroso oggi è avvertito solo da pochi e spesso isolati magistrati ed investigatori, nel silenzio, nell'indifferenza, quando non anche con il malcelato fastidio e l'ostilità di tanti. Noi però sappiamo che uno Stato che vuole apparire credibile ed autorevole agli occhi di tutti i cittadini non può, per convenienza politica o malintese e perciò non dichiarate ragioni di Stato, accontentarsi di verità parziali. Non può adeguarsi a logiche di opportunità che facciano valutare come ormai inutili o politicamente controproducenti approfondimenti assolutamente doverosi. Ricevo con emozione la cittadinanza di Roma, di una città che anche per la sua storia di integrazione di persone provenienti da ogni parte d'Italia, d'Europa, del mondo, costituisce un autentico emblema della unità nazionale e dei valori di solidarietà tra i popoli. Sono orgoglioso di diventare parte di una comunità che continua oggi e continuerà in futuro a ricordare con emozione i 335 militari e civili trucidati alle fosse ardeatine il 24 marzo del 1944. Sono orgoglioso di diventare membro onorario della comunità della città che ha visto nascere la nostra Costituzione, la nostra splendida Costituzione. È da quei principi, da quei valori della nostra Carta Costituzionale che dobbiamo ripartire nello sforzo di una sua applicazione finalmente piena e concreta. La nostra Costituzione non può e non deve rimanere un'incompiuta. Ad oggi ed in futuro deve diventare un programma, un impegno di lavoro da portare a termine ad ogni costo, una speranza, un ideale, un sogno da coltivare fino in fondo. Con la stessa forza e lo stesso coraggio di chi si impegnò nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Dobbiamo trovare oggi lo slancio e l'entusiasmo di intraprendere nuove forme di resistenza e liberazione. Una guerra di liberazione contro le mafie, contro la mentalità mafiosa, la corruzione, contro tutte le lobby, le massonerie, contro l'odioso e purtroppo abituale prevalere del concetto di appartenenza rispetto ai valori dell'impegno, del merito, dell'onestà. Tutti, ciascuno nel suo ruolo e con le sue capacità, abbiamo la responsabilità di condurre questa battaglia per coltivare il sogno di una rivoluzione culturale che, partendo dal popolo, partendo soprattutto dai giovani, riesca a restituire al nostro Paese, attraverso un percorso di giustizia e verità, quel fresco profumo di libertà che, come disse Paolo Borsellino poco prima di essere ucciso in Via D'Amelio, spazzerà via il tanfo del compromesso morale, della indifferenza e della contiguità. Questo auspicio costituisce per me il significato più autentico di un giorno così bello. Grazie. Ha così termine la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Roma al dottor Antonino Di Matteo. Ringraziamo i gentili ospiti per la loro presenza e chiediamo di attendere 5 minuti ai propri posti.